Eccoci qua. Ho servito il re d'Inghilterra, Bumirabal. Stavolta non parto raccontandovi la storia, ma parto da una cosa che ho letto nella postfazione che mi ha colpito durante il libro. E di solito postfazioni, le prefazioni non le leggo, ma sto. E parla del linguaggio di Bumirabal. La parola parlata di cui discuteva Cerati, una struttura con le sue pause precise, con i suoi mutamenti di tono, una scrittura che obbliga il lettore a intervenire leggendo a voce alta, se vuole veramente entrare nelle pieghe del testo. La parola parlata è una nota come elemento spettacolare, suggerisce o richiede una sua rappresentazione spettacolare, vera o immaginaria, corredata cioè da mimica, intonazione emotive, pausa, enfasi, eccetera. Quindi cosa ci dice questa nota nella postfazione? Ci dice che il linguaggio di Rabal è un linguaggio estremamente vivo. Io proverò a leggervi un pezzettino di una pagina per cercare di farvi capire questo punto, no? Schioccai la frusta e lanciai un grido. Una strana allegria mi si era sprigionata in petto e di punto in bianco mi misi a cantare. Cantavo timidamente perché non avevo cantato per tutta la vita. Per tutta la vita non ci avevo pensato. Per tutti quei decenni non mi era venuta in mente la voglia di cantare. E adesso cantavo. Inventavo le parole e le frasi con le quali riempivo i buchi nel testo delle canzoni. Il cane cominciò a guaire. Si accovacciò e guai a lungo, gli diedi un pezzetto di salame e lui si strofinò contro le mie gambe. Io però continuavo a cantare, come se quel canto, non era certo una canzone, ormai non facevo che mettere delle strida che ritenevo una canzone, niente di diverso dai guaiti del cane. Io però sentivo che con quel canto rovesciavo fuori di me scatole e cassetti pieni di cambiali scadute, di lettere, cartoline inutili, che dalle mie labbra si disperdevano brandelli di vecchi manifesti mezzo strappati e mezzo incollati, uno sull'altro, che strappandosi andavano a creare testi assurdi, mescolando l'annuncio di partite di pallone con l'annuncio di concerti, manifesti di mostre si univano con bande di paese, il tutto stratificato nell'uomo, come il fumo e la nicotina nei polmoni di un fumatore. E così cantavo, con la sensazione come di sputare, come di spettorare dalla laringe e dalla faringe intasate, avevo la sensazione di essere una di quelle tubature che l'oste pulisce con l'acqua bollente, e poi sciacqua, e acqua corrente, e mi sentivo come una stanza dalle cui pareti sia stata strappata la carta da parati, interi strati incollati più volte, uno sull'altro, eccetera, eccetera. Questo è per capire come scrive. Alla fine del testo, che è una cosa molto bella, che cosa dice Bumirabal? Lui scrive, dice che ha scritto questo libro d'estate, c'era un sole violento, e lui non riusciva nemmeno a capire bene cosa c'era scritto sui fogli di carta che man mano uscivano dalla macchina da scrivere, no? E quindi non ha rivisto, non ha riletto, non ha avuto il tempo, per motivi familiari era morta la madre, di rileggere quello che ha scritto. E quindi dice, spero abbia un senso, oppure prima o poi, quando avrò tempo, io o qualcun altro potrà mettere a posto queste frasi. Quindi sembra che ci sia quasi del disordine in quello che ha scritto Rabal in questo bellissimo romanzo. È un romanzo che parla di un aspirante cameriere che lavora in vari hotel, che naturalmente cresce di grado fino a diventare un metro, poi ha delle vicissitudini con i tedeschi, con l'invasione dei tedeschi durante la guerra. Finite queste vicissitudini, in qualche modo riesce, vendendo dei francobolli che gli erano in qualche modo arrivati durante la guerra, riesce a comprarsi un albergo, a diventare milionario. Però a questo punto arrivano i comunisti che in qualche modo imprigionano tutti i milionari in caserme sorvegliate dai miliziani, però sono caserme dove non ci sono i muri di cinta. Sì. E allora lui viveva una parte della sua vita in queste caserme, ma però si può uscire, si può entrare. Quando mancavano, c'erano più soldi per mangiare, i milionari potevano andare a casa e tornare indietro, insomma una situazione veramente surreale. Infine
quando esce da qui perde tutti i suoi soldi e va a fare il manutentore di una strada, e l'ultimo capitolo lui è da solo con un cane, una capra, un cavallo e un gatto in questi boschi, no? Con contatti soltanto con della gente che arriva dal bar. Ecco il telefonino. Questo libro è pieno di fantastiche invenzioni che in qualche modo si trovano dappertutto. Io non vi racconto la storia perché è veramente difficile, ma invenzioni bellissime. Per esempio, racconta di uno che ha pubblicato a sue spese un libretto su Gesù Cristo, e siccome non riesce a venderlo, tappezza tutti i pavimenti della sua stanza con questo libretto. E poi dei ricchi, dei commessi viaggiatori che arrivano in quell'albergo, che tappezzano il pavimento con monete, con carta da 100 corone, fino a riempire completamente il pavimento, e godono di questa loro ricchezza, no? Lui vuole diventare milionario anche per poter lui stendere per terra. Questa idea, appunto, di mettere tutti in fila i soldi è una delle sue invenzioni. Un'altra invenzione è quella di ricoprire con petali di vari tipi di fiori il corpo delle ragazze e delle donne con le quali ha dei rapporti, e anche questo qui in un modo molto poetico. L'ultimo capitolo poi è lui che pensa alla sua vita e all'importanza che ha di voler scrivere, di raccontare la sua vita. E dicevo prima che è difficile fare una recensione, una prefazione o postfazione, perché è talmente pieno di cose questo Rabal. Ha una scrittura apparentemente, diciamo, bassa, diciamo così, ma con riferimenti culturali altissimi, di tipo culturale, di tipo sulla pittura, sulla scrittura, che veramente rendono estremamente piacevole la lettura di questo libro. Sul modo con cui scrive abbiamo già detto qualche cosa, vorrei soltanto aggiungere che se ci fosse uno bravo, naturalmente, la creazione di audiolibri con i libri di Rabal sarebbe fantastica, sarebbero bellissimi. Bene, io vi invito a leggerlo perché è molto ma molto bello. La prima versione, questo libro che ho in mano, questo volumetto è dell'86, mi ricordo che io l'ho preso nell'86, quindi parliamo di 34 anni fa, l'ho riletto adesso con molto molto piacere. Bene, ho servito il re d'Inghilterra. Mi sono dimenticato però di dirvi il titolo da dove deriva. Il maître di un albergo dove lavorava lui, al quale il nostro protagonista chiedeva sempre delle cose, ma come fai a saperle queste cose? E lui rispondeva: ho servito il re d'Inghilterra. A lui poi capita di servire l'imperatore di Etiopia, e direttamente il cameriere è incaricato di servire lui, qua l'imperatore d'Etiopia poi alla fine gli regala una sciarpa, gli dà un'onorificenza, e quando a lui chiedono qualche cosa, tipo come fai a sapere queste cose, lui rispondeva: ho servito l'imperatore d'Etiopia. Buona lettura.